Quel brocco dovrebbe reggere per un po'. Speriamo. Auguri, sceriffo. Grazie. Sei Cooper? Il giudice ha telegrafato che arrivavi. Non c'era nessuno là fuori. Due uomini coi fucili. Non ho più dormito da quando ho arrestato lo svedese. Quanti uomini hai portato? Potrei portarlo via fra mezz'ora. Lo porti via da solo? Sì. Al ristorante qui di fronte hanno delle buone bistecche. Vorrei mangiare un boccone prima di andare via. Se sei così pazzo da viaggiare solo con lo svedese, hai diritto di farlo a stomaco pieno. Diceva a me, sceriffo. Ti chiami Rino, non è vero? Sceriffo, non so che razza di città sia la sua. Non è la mia città. E io che ne so. Sono appena arrivato. Volevo bere qualcosa e... Allora, sceriffo, che cosa avrei fatto? Non ti ricordi di me, vero? No. La prossima volta che impicchi un uomo, guardalo in faccia almeno. Non toccare la pistola, Rino. Tu mi servi vivo. Qui si faceva chiamare Rino. Venite a guardarlo da vicino. Doveva essere appena arrivato. È quel che ha detto. Quanto costa seppellirlo? Elwood. Beh, $15 dovrebbero bastare, sceriffo. Lo sceriffo ha $7, altri 8 li aggiungo io. E fammi una ricevuta. Nessuno esca di qui. Voglio che ognuno di voi scriva su questo taccuino quello che ha visto. Io non ho visto niente, sceriffo. Bene, allora mettilo per iscritto. Nessuno le farà una colpa. Lei ha sparato per difendersi. Mettilo per iscritto. Sceriffo, io non so scrivere. Beh, scriverà lo sceriffo e tu ci metterai la croce. Sceriffo, c'è una sella là fuori che appartiene a me, la prendo io.
E se si fa vivo qualche amico o qualche parente chiedendo il cavallo o la roba, fammelo sapere. Puoi telegrafarmi a Fort Grant. Vieni a prendere lo svedese adesso? No, vado a mangiare quella bistecca adesso.